Voi sapevate che nel Principato di Monaco esiste una struttura all'avanguardia per giocare a Jorkyball, tanto che è stata scelta come campo per la 13ª Coppa Italia e per la 12ª Supercoppa Italiana? Se vi state chiedendo che cosa diavolo è il Jorkyball, sappiate che è uno sport di squadra a metà strada tra calcetto e squash. Nasce dall'idea di un benzinaio, un benzinaio francese sulla Parigi-Lione. Ha cominciato in un giorno di pioggia a vedere che magari nella sua sala, dove magari c'erano carburanti e oli, si poteva giocare a pallone, a calcio, a calcetto, come un po' si fa a scuola o nelle case. Ha cominciato quindi a tirare contro il muro, creando una piccola porta, ed ecco lì che è sorto uno sport vero e proprio, che poi negli anni è diventato uno sport ufficiale, e che è il Jorkyball calcio a due. Ecco, in Italia è arrivato quando? Ma lo sbarco del Jorkyball in Italia avviene nel 90, durante appunto i mondiali di calcio di Italia 90. Poi nel 92 si è sviluppato come sport vero e proprio, dando luogo al primo campionato italiano. Nel 93 poi si è allargato a livello internazionale, dapprima con Francia e Spagna, per poi arrivare quest'oggi con 11 paesi affiliati alla Federazione Internazionale, tanto è vero che lo scorso anno a Bordeaux si è svolta la prima edizione della Coppa del Mondo per Nazioni, vinta dalla Francia, e l'Italia è arrivata seconda con un'ottima prestazione. Ottimo, quindi ce la caviamo in Jorkyball, meglio che non... Assolutamente sì, in questo momento storico meglio a Jorkyball che a calcio, ma arriveranno momenti migliori. E l'ottimizzazione degli spazi in pratica, sì. E quindi si gioca 2 contro 2? 2 contro 2, un difensore e un attaccante che appunto disputano un incontro in una sorta di gabbia di 50 metri quadrati. Il pallone è piccolino e appunto è un po' più piccolo di quello del pallamano, e lo spirito del Jorkyball è che si può segnare anche di sponda. E diciamo, si può fare un paragone con lo squash: come lo squash sta al tennis, il Jorkyball sta al calcio o calcetto. Quanti affiliati avete oggi come oggi in Italia? Difficile dirlo, perché normalmente gli atleti affittano l'impianto come si affitta un campo di calcetto, quindi numeri abbastanza grandi, però contiamo su una ventina di club affiliati in Italia e un centinaio nel mondo come federazione internazionale. Quindi poi tra l'altro siamo sbarcati anche in Messico, Israele, quindi anche al di là dell'Europa, si spera anche in altri continenti, poi l'Oceania e via. Certo, Ad Maiora, e come mai la Supercoppa Italiana, la 12ª Supercoppa Italiana e la 13ª Coppa Italia vengono giocate a Monte Carlo? Beh, luogo migliore per disputare un torneo di eccellenza non poteva esserci. Abbiamo scelto Monte Carlo in questo straordinario luogo che è il Nibox, perché siamo convinti che potrà unire l'attività sportiva alla bellezza della scoperta di un luogo veramente molto molto bello come Monte Carlo. E quindi siamo venuti un po' fuori Italia, ma ci sentiamo a casa ovviamente, per fare questa competizione appunto dove giocano diverse squadre rappresentative di club nella Coppa Italia per club, e invece c'è la Final Four della Supercoppa Italiana, ovvero le prime due della Coppa Italia 2010 e le prime due del campionato italiano 2011, la crema del Jorkyball italiano. Tanto è vero che questo torneo vale anche come selezione per formare la nazionale in maniera totalmente democratica e sul campo. C'è anche il mister della nazionale del CT, Alessandro Tozzi, che appunto selezionerà anche in base a questo torneo i migliori per il torneo di Budapest, la seconda Coppa del Mondo per Nazioni, il 23-26 giugno. Per la prima volta dunque i due massimi tornei italiani di questo nuovo sport sono stati giocati all'esterno del territorio nazionale. La vittoria in entrambe le competizioni è andata alla Body Evidence Conegliano Veneto, che ha battuto 3-1 la polisportiva unica Martina Franca in Supercoppa, e sempre per 3-1 ha battuto la AP Promotori Ostia in Coppa Italia. Tra i migliori in campo da segnalare Martino Scatigna della polisportiva unica, miglior realizzatore, e Maurizio Cisera e Massimo Biasi della Body Evidence.